Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del venerdì con Euro Truck Simulator 2. E questa sera e quest'oggi saremo e vestiremo la veste del più famoso autotrasportatore. Oggi quindi andremo a trasportare Andremo a trasportare i regali. Hi everyone, welcome to our meet, our appointment of the Friday. Today we will do a special mission. We have to send and transport some gift. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Euro Truck Simulator 2. Notre rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui, nous allons porter, transporter un peu de cadeaux. Et alors, KK, è stato un bel po' di tempo che ultimamente non abbiamo proprio. Non facciamo un bel po' di spedizioni qua. Oggi andiamo ad Olbia, Napoli Olbia. Qui non siamo in America! Qui siamo a Napoli! E come si dice? Ca, Mishune Fes! Ha capito? Quella Febus, grazie mille per essere tornati in live qua. Qua oggi portiamo un po' di regalini in giro. Infatti sto per partecipare a quello che gli sviluppatori di SCS ogni anno di questi periodi delle iniziative, e oggi quindi andrò a trasportare un po' di regali in giro e vediamo un po' se riesco anche a prendere anche i gadget qua. E allora facciamo un bel gli onori di casa al mitico Fenbus, ecco qua. Voilà, les jeux sont faits. Un po' di regalini in giro, andiamo. Non ti preoccupare, Fenbus, io lo faccio con piacere. Mi dispiace soltanto per te e per gli ospiti della tua live che non ho potuto dedicarvi un po' più di tempo. Purtroppo oggi qua veramente il tempo è stato l'utembo è stato tiranno, insomma un pochettino di tempo, però diciamo che più o meno abbiamo fatto il grosso. Comunque abbiamo fatto il 75% della capienza del carro là, per il pastone è ottimo, sono più di 12.000 litri. Sono state fatte pure le proporzioni per l'arricchitore di minerale là. Purtroppo io l'ho capito, sto fatta la proporzione perché praticamente quando ho fatto le prove per la farm che sarà in multiplayer domenica mattina, praticamente volevo capire bene le proporzioni. E quindi diciamo che mi baso maggiormente sulle balle di fieno rotonde perché hanno una capacità minore, quindi hanno un minor quantitativo di paglia. E poi dopo ho scoperto qual era l'ordine, quindi in pratica alla fine poi si aggiungono i minerali, sempre cercando di non
Ti ho detto, manco io, perché ho sempre utilizzato quella mod del macchinario che mi preparava la razione mista. Però su Farming, anche su Farming 19, nel menu c'era proprio scritta la proporzione. Quello lo faceva vedere con le balle rotonde, quindi è per questo che, a parte che costano di meno, poi perché per avere la certezza, insomma, che il tutto fosse fatto secondo come diceva il manualetto. Fergus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Cir 10 dopo il gioco del camion Dablo. Ah, ottimo, ottimo. E allora dopo devo passare a guardare un pochettino. Io poi con le tue live, mentre per esempio sto preparando le farm, queste cose qua, ti ascolto e ti tengo come compagnia in sottofondo. Poi quando finisco ritorno attivo in chat. Comunque sto notando che, no, mi sa che ho sbagliato, sì, no, aspetta qua, mi sa Ikea, no, no, di là. E comunque sto sbagliando strada. Sempre, caro Fenbus. Comunque qua c'è, normalmente nel Turbo Star c'è il Capitan Price. Qua invece c'è la nostra mitica Antoinette che ci fa compagnia nei viaggi. E sta manovra è da strappare proprio la patente. Mamma mia. Devo rifarci un'altra volta la mano, Fernbus. Sono 2 settimane che non tocco il camion. Ok. Quindi mo ne vedremo delle belle. Speriamo di non prendere altre multe qua, perché altrimenti rischiamo di lasciare di non riuscire a recuperare le spese. Che qua i viaggi costano un bel po', costicchiano. Comunque il gioco che utilizzi tu è molto simile ad Euro Truck. Thank you, grazie mille, zio Fernbus. E io pago. Ah, ecco qua. Mi sa che sta arrivando. Sì. Ah, eccolo là. Oggi trasportiamo i regalini. E infatti, questi sono tutti i contratti. Poi vi faccio vedere quali sono. Agganciamo un attimo i rimorchi. Vediamo se sono ancora pratico. Se è un po' difficile. Perché sposta la visuale e lo specchietto. È vero, io quando posso cerco di essere anche io presente, oltre come ospite anche come aiutante, va, se così ci possiamo, se ci si può definire. Oh, allora ecco qua, vediamo un po' la novità di quest'anno. Ah, ecco. Sì, voilà. Allora, la novità della texture di quest'anno è questa texture con la slitta e tutti i regalini. Ma Fern, neanche io, sarò sincero con. Diciamo che bisogna prenderci la mano. Infatti, mo mi sa che i primi chilometri già ho fatto delle gaffe. Poi man mano, insomma, si riprende un po' quella di quell'abilità. E trasporto su gomma è un po' come quando guidi l'auto, solo che le proporzioni sono molto più grandi.
molto più larghe di un trattore, insomma, più lunghe di un trattore. Se mi sa che questa rimorchio arriva intorno ai 15 metri più o meno. E ne vedremo delle belle. Beh, che ho fatto un po' di esercizio martedì con il Turbo Star, perché quello è un po' più strettino, molto più potente di questo Scania, ovviamente 640 cavalli contro i 560 qua, però non è malaccio, si comporta bene. E oggi la password della live è detto, fammi mettere un titolo simpatico, perché tante volte magari ci sta papà col bimbo, con il ragazzino che si guarda la live, almeno trovano qualcosa di decente, speriamo, eh. E oggi andiamo, facciamo la prima tratta, la facciamo in Sardegna, quindi mo ci andiamo ad imbarcare sul traghetto e poi andiamo, il primo sbarco lo faremo in Sardegna. Comunque poi ho scoperto, Fermus, il perché si sentivano i sound alert doppiati, perché praticamente quando ho copiato il link del sound alert mi sono scordato di cancellare il vecchio nel software di gestione della live, e quindi quando stamattina ho detto fammi dare un'occhiata prima di andare in live, ho guardato ed ho scoperto che avevo due sound alert attivi. E quindi è per questo che fino a qualche giorno fa, vabbè, a parte domenica mi pare che non funzionavano. Quindi fin martedì si sentivano doppi. Per cui ho trovato il capite? Oh, infatti io all'inizio ho detto, ma perché quelle solitamente quando si sente l'audio raddoppiato, le spiegazioni sono diverse. Ecco, ho sbagliato strada, so. Infatti, sì. Sono due, o uno attivato. Allora, se la voce vuol dire che uno ha attivato il preascolto del microfono, mentre invece se se invece l'audio è doppiato. E quindi sì, il preascolto del microfono ti raddoppia anche l'audio generale, quindi il camion lo senti doppio, la musica la senti come se ci fosse un leggero eco. E niente, poi alla fine dopo ho detto, ma fammi vedere un po' quanti sound alert ho installato. Quando ho visto due, ho detto ecco qua. E infatti pure io fra me mi ho detto, ah no, vabbè, anzi, Yamma che caspita, detto in napoletano. E quindi ha detto finalmente ho trovato, ecco svelato l'arcano, il mistero del riverbero, che poi un po' era simpatico, però poi diciamo che quando ho rifatto il test ho detto no, non va bene. Oppala, quindi ci andiamo ad imbarcare. Vai, vai, fratello. Oh, un amico della Repubblica Ceca sta facendo anche lui questa sfida, diciamo così. Alla fine ti danno dei gadget tipo la vernice, o dopo vediamo insieme di che cosa si tratta. Quindi la parola d'ordine di oggi è e soprattutto colore rosso. Solo che qua al momento non posso cambiare camion, perché camion vincente non si cambia.
E poi ci ho fatto diversi migliaia di chilometri, quindi. Oggi comunque su server 2, prima dell'accesso, vista che siamo quasi in 4000, quindi siamo veramente in tanti. Ovviamente sono su Track SMP. Chi volesse unirsi, server 2, al momento la tratta è Napoli-Cagliari. Poi ovviamente Fernbus, oggi mi è crashato, prima di andare in live 3 volte mi è crashato il gioco. Speriamo qua che non mi cresce, altrimenti, beh, che è meglio che si interrompe la meglio che si interrompe la diretta, almeno io ho la registrazione, quindi dopo lo posso ripubblicare per intero il video. Ma quando crash gioca è un problema. Tranquillo, io, non ti preoccupare. Ho incontrato un po' di colleghi, uno della Repubblica Ceca e un altro è un russo che stanno venendo a scaricare a Napoli. Allora, Cagliari. OK. Funicolare senza corrente è come dire un mezzo senza gasolio qua. Andiamo bene, andiamo. Comunque ho notato che hanno modificato un po' la mappa in alcuni punti, scusate, avevano annunciato un cambiamento per quanto riguarda alcune città. E ho notato già un piccolo cambiamento, già uscendo dal garage di Napoli. Ecco perché mi sono perso. Nella zona quella là che si chiama Pozzuoli, là è solitamente molto più lineare. Scoperto un attimo, fammi fare una cosa, altrimenti qua, ecco qua. Allora, oppla, oppla, ecco qua. O capparoggero, eccoci qua. Mi è riapparso tutto, perfetto. Che okay. Mi devo imbarcare un'altra volta. Olbia. Non è possibile. Al massimo potrei essere arrivato a destinazione. Vediamo un po'. Frena, compa. Roger. C'è il mitico Fernbus. Bus. Bus bus para pa para pa para para Fernbus, Fernbus. Che poi Fernbus, se non ricordo male, era anche il nome di un gioco, se non ricordo male. È tipo Bus Simulator, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che era un qualcosa del genere. O meglio, probabilmente l'ho già sentita, beh, a parte che dal tedesco significa Fernbus, insomma l'autobus, Fern lontano, bus, 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 che vuol dire suona, no? Sassari. Poi Fernbus, quando prendi le curve con il camion e
devi entrare in queste strade qua, tieniti un po' largo, fai in modo tale che riesci a vedere la striscia del lato destro della carreggiata, che la vedi più o meno che arriva in corrispondenza della parte di una parte del cruscotto, e quindi vuol dire che tu sei abbastanza distanziato dalla striscia. Oppla. Adria. Dopo praticamente un paio di settimane sono ritornato qui in Track SMP. Settimana scorsa pure, diciamo per altre questioni, non sono riuscito a portare il format questo qua del venerdì. Caffè patacca, il caffè che spacca. Guarda che un caffè, questo non sarebbe male. Non male, non male, però ci vuole la sigla del canale di Fernbus. Altrimenti qua che facciamo? I non bovini. Come dice quello, qui non siamo fissi, capito? Qua a Napoli, qua nessuno è fisso. E allora facciamo sentire un po' la sigletta del canale di Fernbus, di Zio Fernbus. Fernbus, Fernbus, quando guidi l'autobus, tu sai che quella registrazione l'ho fatta così, sotto forma di improvvisazione. Infatti, se dovessi ripetere le stesse parole che ho detto nella canzone, non ci riuscirei. Però mi sono divertito perché l'avevo trovata più azzeccata musicalmente. Ma pure perché tu sei un tipo molto più jazz, e allora ho detto io, questo è cucito proprio come il vestito fatto su misura per Fembus. In realtà all'inizio avevo pensato Fembus, quando guidi l'autobus ti ci fai sconfisciata le risate, come sai fatto che tu sei Fembus. E dicevo che è stata fatta sotto improvvisazione. Io in realtà volevo mettere la canzone di Fantasò, non so come si chiama, quella là, Alvaruccio e Camilla. Solo che non ero riuscito a trovare la base musicale. E così ho detto, canticchiando così, mi era venuto in mente di Spider-Man. E siccome pure i Simpson avevano fatto una versione un po', come si dice, ironica, che faceva Spider-Punk sul soffitto, tu mi spo. Allora ho detto quasi quasi provo a prendere spunto così e prendo, vedo se riesco a trovare la base di Michael Bublé, soprattutto Spider-Man. Ma Fernbus, quando l'ho trovata, gli occhi hanno iniziato a brillare. Ho detto, allora qua ma ci dobbiamo divertire, dobbiamo fare qualcosa di divertente, ma che possa essere piacevole, non volgare, insomma che chiunque può anche canticchiarla. Un po' come il jingle che ho fatto per il canale della Zappa Storta con la canzone di Renzo Arbore in Materasso. E quella lì pure sta tutto in improvvisazione, soprattutto il finale. Oh yes, oh yes, come non so se l'ho detto, Vedo comunque. che gli occhi mi spogliano. Spogliatoio! Esatto, dicevo che quello yes yes finale all'inizio era nato così per chiudere musicalmente la battuta, però poi ho detto fammelo ascoltare, vediamo se devo cancellarlo oppure no. Alla fine poi l'ho lasciato perché anche con il modo come è stato detto, io l'ho detto anche in maniera ironica, e quindi poi pure io ho iniziato. L'ho ascoltato 5-6 volte, ho detto però,
Non è male, vediamo se piace, altrimenti il taglio lo posso fare tranquillamente. Perché c'era una battuta silenziosa che ho lasciato proprio per questo fatto qua, proprio per eventualmente fare il taglio. Ma è piaciuto. E infatti mi ha detto la zappa che qualcuno la canticchiava. Qualcuno che forse l'avrà sentito, non lo so, durante la mia live oppure in qualche video, stava canticchiando la zappa storta e mi ha fatto piacere. Mo' sto preparando invece un jingle pubblicitario serio, invece, per l'amico I Piani Gaming, che praticamente lui ha un'azienda agricola biologica, I Piani si chiama. E quindi gli ho fatto una promessa di fargli un piccolo jingle pubblicitario che può essere utilizzato anche in radio per fare la pubblicità, e quindi gli faccio sia il jingle, diciamo quello per tutto l'anno, ma poi soprattutto quello là per il periodo festivo, almeno se deve fare un po' di pubblicità. È vero che non è chissà che in vendiva ciò che voce ciò, però tante volte sai, trova l'opportunità, si fa, trova una radio che gli fa una buona offerta, si fa pubblicità per radio. C'ha tutti i prodotti biologici, poi ho visitato il sito internet www.ipianibio.it e praticamente hanno tutta una serie di prodotti bio al 100%. Quindi parliamo di prodotti non solo sulla carta, ma anche certificato ovviamente, però non sono quelle lì che ti dicono origine Italia, magari i prodotti vengono da un'altra parte. Allora, detto questo, diamo un'occhiatina un po' ai contratti. Ecco qua: Christmas toy yesteryear. Allora, sfogli i contratti. Allora, un altro contratto sta a Sassari. Regalo, quindi facciamo qua. Regalo, vediamo un po' se esce qualcosa. Allora c'è qualcosa. Sassari Madrid, Sassari Pescara, ecco qua. Pigliamo questo con il rimorchio verde. Ci facciamo un po' di tratte un po' più brevi, così praticamente non ci annoiamo. Quanti chilometri ci ho fatto qua? 24.227. Scarichiamo il parziale, bello parziale lo zero dopo. Ho azzerato adesso il parziale, vabbè. Poi lo azzeriamo una volta collegato il carico qua. Andiamo a fare il secondo carico. Questi qua, ogni anno la SCS fa questa iniziativa qua. L'ha fatta a Natale, poi l'ha fatto pure l'anno scorso nel 2020 durante il periodo di pandemia, dove sì, c'è stata la campagna dove si trasportavano i vaccini, stesse cose qua, aperta e chiusa parentesi, e poi fanno anche delle azioni benefiche, delle iniziative benefiche, sempre questo fatto che tu fai questi contratti, loro virtualmente ti rilasciano il gadget da mettere nel mezzo, che può essere il ciondolo, una vernice, tutte queste cose qua, e tu fai quei carichi e loro poi non lo so come riescono a guadagnare. Comunque fanno delle belle operazioni benefiche. E quindi, caro Fernbus, secondo me pure tu anche un PC magari non potentissimo, così magari potresti divertirti anche tu. Forse sei, come dire, un po' più da console, però
Da PC, per esempio, Farming c'ha molte più cose a disposizione. Però guarda, fortunatamente ho notato che la maggior parte delle mod sono per PC sono anche compatibili per console. Quindi io, per esempio, mo quando è domenica mattina che faccio la live, io utilizzo la mappa, quella là in crossplay e poi in multiplayer. Quindi chiunque che segue il canale può entrare in partita e se proprio pari, in effetti sta facendo quello che sta facendo il padrone di casa, la zappa storta. Quindi queste poi pure perché l'ho detto all'inizio, su una mappa stai là ma stai tu solo, però almeno se c'è qualcun altro, sai, uno si scambia una chiacchiera. Passa anche in maniera un po' più light, altrimenti sembra che dall'altra parte della webcam, di fronte all'obiettivo, ci sta uno che vuole stare al centro dell'attenzione. Non è cosa buona, caro Fembus. Tu sì che sei un bravo intrattenitore, insieme alla Zappa Storta, 9G0, Arvid, a Robbymel. E insomma sono in tanti, Nick, poi ci sta Miticaccio, Nora, 24. Siete molto più bravi di me, io qua riesco, forse cerco di intrattenere, ma diciamo che la simpatezza ce la vedo un po' di più voi. C'ho la luce dall'esterno che non mi fa vedere bene, ma devo fare così. Ecco qua. Si vede bene nella webcam, ma sono un po' scuro. Devo chiudere, anzi, ma apro un poco così entra quel filo di luce. Almeno così il viso non è proprio al buio. Allora, qua dove devo andare? Ah, devo proseguire come porta la strada, ok. Questa è la prima volta che ci arrivo a casa, se non mi sbaglio. Sta aspettando qua, allora sì. Vedi come sbandicchia. Sals SL SRL. Il carico mi sa che sta là dietro. Vediamo un po'. Oh, là c'è il mezzo. Là c'è il mezzo quello della DLC. E rossa qua dietro sta, mi sa. DLC Volvo, vediamo un po'. Questo sta qua dietro. Appena giro, puff, me lo rifatto. A posto, meno male. Me l'hanno messo già pronto per partire. Qua, ottimo. Basta, vedi, si è entrati in retromarcia dalla. Fatto giri inutilmente. Babbo. Oh, Fernbus, guarda. C'è anche il generatore. Come si chiama? Il generatore nella sezione di Farming. Generatore, c'è la paleolica, l'hai visto? Ascia miseria. Quella paleolica costa più di tutte le aziende messe insieme. Pare che ho 300 200 mila euro. Ne ho utilizzato nella mappa, quella lì, nell'alpino ho messo la paleolica, quella piccola però. L'ho messa. Sono riuscita ad installarla sul tetto. Poi se domenica c'è un po' di tempo, basta che se vieni in live ti faccio vedere. Mi sono divertito un pochettino a fare sta farm da zero. L'ho installata, l'ho creata sul campo 8.
della DLC Alpine, quello centrale, che ho visto che era anche abbastanza estesa e poi si poteva lavorare abbastanza bene. L'unica pecca è che c'aveva due o tre punti, diciamo così, non è perfettamente lineare, però uno si adatta. Ma devo capire dove devo mettere il biogas, perché poi inizierà a produrre insilato, tagli di erba a zaffun, piglio un campo, un paio di campi da utilizzare, uno ad erba proprio così, un altro da convertire in fieno, perché poi dovrò prima o poi anche là mettere la stalla, iniziare a fare la raccolta bio. Meno male che non passa nessuno qua. Mulargia, mulargia. Meno gira. Più avanti. Dai, su, spingi, spingi. Spingisci, spingisci. Scendiamo un po' il lampeggiante. Siamo in missione per conto di Babbo Natale. Oh. Secondo carico, non ho visto quanti chilometri si devono percorrere. Vediamo un po', darsi pure che è importante trasportare i regalini. Mi pare che sono 15 trasporti, 15 viaggetti, se non ho letto male. Viaggi, 15 carica e scarica. Allora qua mi sa che devo uscire, ma allora ho sbagliato strada, non ho capito. E poi qua tra l'altro disastro. Non so perché si è disabilitata la voce guida qua. Fernabus, quando guidi l'autobus, bus. Oh yes, oh yes. Com'è buona, com'è bella, vanica Nutella. A me mi piace Nutella, ovviamente siamo in multiplayer, quindi chiunque vuole può venire. Allora la tratta, però questa ma non me la ricordo qual è. Sassari AF4 non lo posso toccare, altrimenti mi va in crash, non ho capito perché. Pescara, Pescara, chi vuole aggregarsi può farlo. Ovviamente basta anche. Ah no, qui su multiplayer non c'è bisogno. Su Truck SMP basta aprire l'applicazione e poi selezionare la voce per creare delle consegne personalizzate. So if you want to play with me, you can reach the Truck SMP
multiplayer, and you can you have to join the second server. And in this moment I'm going to Pescara. Ma io, e allora sì, ho sbagliato strada. Devo girare da destra qua. Avrei dovuto girare a destra. Eh sì, si passa di nuovo per di qua. E per forza. Poi stasera andiamo a fare un salto da Fernbus e ovviamente, come mi solito, quando ci sono uno o più amici streamer in live, mi apro diverse pagine dei browser e poi ogni tanto cambio audio, quindi vado a farmi 10 minuti su canale di 11 minuti su un altro, insomma cercando di fare tanto di fare numeri e poi di partecipare ove possibile. Fra 2 settimane poi, venerdì, non questo l'altro, quindi venerdì 7 se non ricordo male, anziché portare Euro Truck Simulator 2 porterò un nuovo gioco che ho vinto grazie al giveaway di Chiara _ error 404 e scopriremo insieme questo nuovo gioco, ovviamente come abbiamo fatto anche in passato con Resident Evil, che ci è stato consigliato da Fenbus 08. E quindi faremo un po', vedremo un po' di cosa si tratta. E sono certo che sarà un bel gioco, conoscendo Chiara, che è molto molto attenta a queste cose, a questi dettagli. Sicuramente il gioco proposto sarà all'altezza. E ovviamente domani pomeriggio inizieremo anche una nuova avventura su Farming 22. Cioè praticamente la stessa mappa sempre sulla Hood, e ora non ricordo come si chiama, comunque la mappa francese, che devo dire la verità è molto bella, molto anche abbastanza difficile da portare, insomma, per via dei terreni, molto su alcuni terreni che sono su molto inclinati, quindi non sono perfettamente pianeggiati, ma con la mod GPS il problema, diciamo, che si riduce notevolmente. Oristano, ecco qua. Oppa, non stai. Ah, questa è la canzone che si fa a tempo con il clacson. Esattamente, hai parlato proprio bello. All right, arrivata una bella sprite.
That's all right. Very well. Abu Fam, c'è un hotel. Oh yes. Oh yes, oh yes. Abicetanam. Come buono, come bello. Panina, ca. Girare a destra, seconda uscita. Faccio io il navigatore. Meno male che c'è lei che mi dice la strada da prendere. Prima purtroppo si è distratta e quindi non mi ha avvisato. Ma non mi sono arreso, di fronte c'è la strada. Patrizia. Patrizia. Mo scatta il giallo e poi scatta il rosso. Art. Teniamoci pronte. Vediamo. Oh. Siamo stati fortunati. Allora mo. Cagliari. Poter Sant'Antiocco. Fantasmino, tu dove sei? Sei apparso e poi sei sparito tu. Dove sei andato? Forse sul pane? Oppure formaggino? Che si spalma sul panino. Ema91-basso-noob-gamer ha effettuato un raid. Tre raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Ema91, benvenuto. Grazie per il raid. Benvenuti a tutti quanti voi. Ui, Cirillo carissimo. Arrivo subito. Vi faccio gli onori di casa. Grazie mille ancora a tutti. Benvenuti. Allora iniziamo da Cirillo. Ben ritrovato carissimo. Poi abbiamo Ema, grazie mille. Ema91-basso-noob-gamer ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille per il follow. Benvenuti a tutti. Grazie mille carissima. Allora mi sembra di averlo fatto a tutti. Oh, cappalogeno, ma eccoci qua. Boh, grazie ancora. Benvenuti nel canale qua. Grazie Fanbus, gentilissimo. Ma benvenuta. Grazie ancora. E qua in questo momento stiamo trasportando un po' di regali in giro per l'Europa. E portiamo un po' di regalini ai bambini. Ah, scusami, ma scusami, ho visto. Benvenuto. Chiedo venia, ma in questo momento Palermo. Ma dove devo andare in tutto questo? Ah, mi sono scordato. Vediamo un po'. Sassari, Pescara, ok. K. Ma allora. Napoli, beh sì, per forza. Oh, giustamente da Napoli sono partito e per Napoli sto passando. Oh, meno male. È giorno. Qua intanto a Napoli nel gioco c'è sole, invece nella vita reale qua è nuvoloso, ma l'importante è che non piove.
E poi quanti c'è su? Ah, ci dobbiamo mettere come i pannelli fotovoltaici. Non dico come gli spaventapasseri, dobbiamo metterci così. Ah, e dobbiamo ricaricare le batterie. Le pille, batterie. Oh no, Cirillo, sei d'accordo con me? Quando sbuca il sole bisogna assolutamente mettersi, come si dice a Napoli, a quattro di bastoni, così, e pancia all'aria. E ci facciamo riscaldare da sole. E poi quando piove, pazienza. Che dobbiamo fare? E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciuno e fes, ha capito? Esattamente, Fairbus tra l'altro ha beccato anche il momento giusto, perché in questo momento abbiamo lasciato il porto di Napoli, quindi appena siamo entrati in città ha lanciato la battuta del grande Totò. Eh sì, cari ragazzuoli, come dice il grande Macho King. Seconda tratta di regalini. Mo' cerchiamo man mano di andare un po' più verso il nord Europa. Vediamo quello che riusciamo a fare, che se non mi sbaglio le sfide dovrebbero essere circa una. E infatti, Fernbus, io mi faccio un'altra tratta perché così poi ti faccio il ride appena inizi. Quindi penso che farò 10 minuti, un quarto d'ora più o meno. Poi dopo ti faccio il ride. Il ride è anche il piatto che si utilizza per suonare la batteria. Ho caparogero, solo che qua non. Comunque, io penso altri 10 minuti, mi faccio un'altra consegna. Tanto c'è modo e tempo di farlo, quindi in qualsiasi momento. L'altra volta è andata con Eurotruck, quella lì del volante. Me l'ha data anche su American Truck. Quindi alla fine, a quanto pareva, bastava fare il ciclo tutto per i due giochi. Buono alla fine. E ogni Natale ci divertiamo. L'anno scorso, per esempio, a posto dei rimorchi, questi qui standard avevano messo il pianale aperto con un regalone enorme. Invece quest'anno hanno optato per il cassone chiuso, ma con una nuova grafica esterna. Pescara, mi pare. Pescara, sì, sempre dritto. E poi alla prossima bisogna uscire, o caparogero. Catanzaro è quasi giusto, giustamente, quasi scende e là si sale. Pescara sempre dritto, mi dici. Pescara Bari però, quindi qua mi fa uscire. Usciamo. Forse là mi fa fare l'Adriatica, no, no. Forse allunga. Si scende poi. Invece qua fa rum e forse mi fa tagliare. Vediamo un po' che giro ci va a fare. Fairbus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille, Cir 10. Grazie, voglio. Grazie per il caffettino. Ottimo. Tranquillo, guarda, va bene così. Ti ringrazio, Fermus. A
apprezzo la tua generosità, non ti preoccupare. E io pago. Beh, ha ragione, giustamente. Effettivamente c'ha ragione, non già tutti i torti. Di tutta Paia Domizia avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. Oh yes. Lives, rides, bussis, campanellos, busso campanello. Ottimo, ma allora stai vedendo un pochettino come funziona qua. Le curve, ti ho detto, quando devi girare nello spazio stretto cerca di allargarti un pochettino e poi una volta che girando la visuale vedi la striscia lontana, ecco come vedi adesso Sterz, è quello, tu fai la manovra abbastanza larga, poi ovviamente io parlo così perché c'è il volantino, però sicuramente diciamo da tastiero, da joypad bisogna un po' farci la mano. Uscita Lazio, abbiamo lasciato ammalassata campagna, siamo entrati in da regione Lazio. Ma che vuoi di caffè, oh? dittoesposito.com. Usciamo a Fiano Romano? Oh, Capparoggero, ci becchiamo tra poco, Fern. Io mi faccio un'altra consegna qua, così do il tempo a te di avviare la live e poi ti faccio il ride. Grazie ancora a te caro Fernbus, ringrazia, ora è salita sulla chat quindi non si legge nemmeno più il nome, ringrazia l'amico che ha fatto prima il ride, non so se sta ancora in live, comunque grazie per il ride, grazie per il follow al canale. Cassino, ah, stiamo andando a Pescara, oh, Capparoggero. Ah, questo non mi fa fare tutta la strada interna, mi sa. Questa è bella. Bella difficile, ma molto bella da vedere. Merry Christmas! Vediamo un po' se qualcuno risponde alla radio. No, non c'è nessuno qua. Sto su 19. Strano. Se arriviamo a Calais, là sì che c'è un macello. C'è proprio il traffico a go-go. Beh, dopo faccio un bel ride all'amico Fernbus
e ci andiamo a divertire un pochettino insieme a lui. E anche lui, a quanto pare, stasera si metterà a volante alla guida di un camion. Ne vedremo delle belle. Grande fan bus. Bari Pescara. Ah, ecco, mo. Quindi mo, Basil Cut. Basil Cut. Stiamo ancora in Lazio. Lazio. Non male. La skin, ma sinceramente avrei preferito molto più il carrellino vuoto con il pacco regalo, però chissà, magari più là andranno a modificare qualcosina, non si sa. Santa Caterina, tutta una parola. Santa Caterina, aspetta, qua ci stanno gli autovelox, però infatti il limite è a 40 km orari. Sì, mi ricordo questi posti. Infatti più giù c'è anche una bella curva stretta. Me lo ricordo. L'ho fatto anche in altre occasioni questa tratta qua. L'ho fatta con il trasformatore. Con l'XF, il DAF XF 105, il vecchio, una buona soddisfazione mi ha dato. 560 cavalli, non male, non sono tantissimi, però come ripeto sempre, con i rapporti del cambio giusto il mezzo cambia tipo di marcia su strada. Quindi è bene guardare la configurazione del mezzo per bene, quindi oltre alla potenza del motore guardare anche i rapporti. Come ci fanno una tramontina. Stiamo lasciando la frazione Santa Caterina e stiamo andando verso la destination. Oh yes, dopo andiamo a farmer ride a Fernbus. Alright. Arrabbiata una bella sprite. That's alright. Very well, I'm fam c'è Nutella. Oh yes. Abruzzo, Molise, ecco, dicevi, Molise l'abbiamo attraversata. Che lo pozzettiello di Molise, quel pezzettino. The small part of Molise region. We crossed. Nous avons traversé la région du Molise. Sud en Italie. Molise. Cambovache. Yama Cambovache. Cambovaš, ta 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 ra nanovaš. Non so perché, ma quando ho schiacciato F4 il gioco mi è crashato e poi ho dovuto riavviare tutto quanto il computer. Mi
perché altrimenti sarei finito con la lavanderra. All right. Arrabbate una bella sprite. Oh yes. I was just singing some with I was trying to do a rap, a freestyle, and I was speaking in Neapolitan. So I was singing alright. So open a Sprite, and a Sprite it's a soda soda drink, and then that's alright, very well. Let's eat a lot of Nutella. Abbuffamoci Nutella. That's the word in Neapolitan, and those words are from a singer that is called Tony Tamaro. Mi sa che siamo arrivati a destinazione. Yes. Come buono, come bello. All right. Arrabbiata una bella sprite. Vediamo se c'è qualche altra cosa vicino Pescara. E ci facciamo un altro bel viaggettino. C'è anche un distributore di benzina qua, ma ho gasolio a sufficienza, quindi per il momento non rabocco il mezzo. C'era del frumento piantato sul campo a destra. Queste che sono, pare che sono semi di soia. Pescara dritto. Così a occhio con farming. Un altro collega, vediamo se risponde. Risposto grande. Allora adesso la prossima deve uscire Kappa Rogero. Oggi a Kappa ci facciamo cacchio, ma che stava 55 km/h. Ah, il limite è tanto, ok. Scendiamo a 40. Ma qua. Dove sta il supermercato qua? Perfetto, ti aspetto. Ok, Parogero, mi sa che siamo arrivati? Credo di sì. Facciamo il parcheggio. Troppo stretto, l'ho presa. Rogero, quindi dov'è? Eccolo qua, l'ho presa un po' stretta l'ingresso, solitamente va presa leggermente più largo. Ah, eccola,
si vede, siamo quasi. Ecco qua. Non male. 272 litri, quasi 273 litri di carburante. Allora, vediamo. Questa non me l'ha convalidato, perché? Vediamo un po'. Non c'è un limite di distanza. Ok, allora vediamo un po'. Ah, regalo, scrivi, eccolo qua. Sì, Ayach. Ancuna? Dov'è che sta? Fammi darti una cosa. Gestione garage. Vista mappa. Pescare, andiamo ad Ancuna. Vediamo se c'è qualcosa qua. Così da Ancuna ci facciamo un altro contrattino qua. Allora, Bosna, Zajac, Firenze, ecco, Spet, Firenze, Livorno, Firenze, Zajac, no, Bosna, mamma mia, bello lungo, ma io, vediamo un po', ok, facciamo questa qui, che è un po' più breve, poi facciamo il raid al mitico Fernbus. Fernbus. E ci andiamo a divertire un po' nella sua live, che oggi anche lui inizierà o sta iniziando la sua carriera nell'ambito dei trasporti su gomma. Quindi andiamo un po' a supportarlo e ci andiamo a divertire pure un pochettino. Mi sa che faremo anche qualche contrattino anche martedì, vedremo un pochettino sul mitico Turbo Star di Ralph Garage, il mitico Ralph. Gli anni di epidisi di Ralph Garage, gli anni delle immense compagni, gli anni sul Turbo Star, sempre in due. Ancona. Sinistra. Oh. Ogni Natale si fa sempre questo. Me Y. Oh, avevo anche il mezzo con
con diversi carichi, quindi ho preferito lasciargli un po' di strada. Quanto distiamo ancora dalla posizione qua? 64 km. Allora facciamo così. Allora ci accostiamo un attimino. Allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che avete guardato questo video in diretta, e per voi che state guardando questo video in diretta vi auguro buone feste, tanto noi comunque la settimana prossima ci rivediamo ancora una volta con Eurotruck Simulator 2 e poi fra due venerdì porterò un gioco nuovo che ho vinto al giveaway nel canale di Chiara underscore error 404, quindi piccolo cambiamento della programmazione del canale. Ovviamente la replica di questo video sarà disponibile su YouTube domenica alle 12. Poi ovviamente se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi multipiattaforma scontati fino al 70% nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che naturalmente su YouTube, troverete i link di riferimento e inoltre troverete anche il link dei miei canali social. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, restate sintonizzati nel canale perché la programmazione continua. And so I want to say thank you so much everyone for watching this live streaming. Thank you so much if you are watching this video on rerun here on Twitch and as well on YouTube. You can watch and you can find this video on YouTube on Sunday at 12 p.m. If you are interested to buy this game or other games multi-platform with a low price up minus 70%, you can find a few links in the video's description here on Twitch and as well on YouTube. A link of the site internet and my social media channels links. If you are watching this video on rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You can watch the continuation of the programmation. Elach, thank you so much. So our appointment with the Eurotruck Simulator 2 and with our Scania is for next Friday. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup à vous tous que vous m'avez fait de la très bonne compagnie. Notre rendez-vous, c'est pour vendredi prochain, donc la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver des liens dans la description du vidéo, ici sur Twitch et naturellement dans mon canal YouTube. Qui sont le lien pour acheter les jeux multiplateforme naturellement et puis mes canaux social media. Si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique ici sur Twitch, s'il vous plaît ne quittez pas le canal à suivre. Quand cette vidéo va terminer, vous allez regarder la continuation de la programmation du canal. Merci beaucoup à tous. E allora voyons, staccammo un po' carati. E allora voyons, io ringrazio Sessa che mi ha fatto compagnia durante questa diretta. Ringrazio soprattutto a voi che mi avete guardato in replica Kango a Twitch. Sto video ovviamente lo trovate, ho potuto guardare pure un po' a YouTube, ho potuto guardare. Ho trovato domenica a mezzogiorno. Poi se siete interessati a cattare sto gioco, adio che scontato,
multipiattaforma, quindi non solo per computer, ma per PlayStation, Xbox, eccetera, eccetera. La descrizione del video, sia anche per Twitch che su YouTube, ovviamente, trovate i link, i link di riferimento, insomma potete sparagnare una cosa lì sorta e fino si tanto vicino, poi ovviamente molti piattaforme, quindi non solo computer ma pure PlayStation, Xbox, tutte queste cose qua. E quindi l'appuntamento quindi l'appuntamento con Euro Truck Simulator 2 con Scania e per settimana prossima. Mentre invece il primo appuntamento la settimana è sempre martedì alle 3:30 in poi con Turbo Star Raff Garage. Per voi che state guardando questo video in replica, canco per Twitch, non abbandonate il canale perché mo continua la programmazione e quindi continuate a spassare un po'. E allora un attimo su, aggancio i rimorchi e poi ci salutiamo come si deve. E quindi voglio ancora grazie a tutti quanti, ringrazio tutti quanti voi ovviamente che vi siete intrattenuti fino adesso. Mi auguro che i contenuti prodotti da questo canale vi stiano piacendo, soprattutto il soft gaming, quindi un nuovo metodo e modo di portare contenuti sul web. E quindi ancora una volta grazie mille a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, grazie a sé a tutti quanti. Non vi muovete gentilmente, per voi che state guardando questo video in diretta, farò un ride all'amico all'amico Fernbus 08, quindi vi prego gentilmente non lasciate il canale. Grazie ancora a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, grazie mille a tutti, è stato buono, ciao a tutti, ovviamente buone feste.